Ad Assisi, in un paesaggio fatto di storia e bellezza, lo sguardo del cortile di Francesco va all'umanità ferita, come nel giorno dell'attentato, 6 mesi fa, al Museo del Bardo di Tunisi. Un attacco all'arte, alla cultura, un attacco alle opere che sono stati prodotti dai mani dei nostri antenati, e un attacco anche all'uomo. Il museo ha continuato. Non abbiamo mai abbassato le mani, anche in modo simbolico. Il museo è stato riaperto solo qualche giorno dopo l'attentato. È anche un messaggio a ridare, a trasmettere a questi terroristi che non possono mai abbattere la cultura. Nell'attentato del 18 marzo scorso morirono 24 persone, tra cui 4 italiani. Abbiamo perso delle vite umane innocenti che non hanno fatto nulla a parte il fatto di venire a ammirare delle opere, a dirci che siamo tutti insieme, siamo tutti eredi delle stesse opere che sono state prodotte in terra tunisina, e dove ognuno viene a scopre qualcosa di se stesso. Con quelle opere si dimostra quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri, quanto condividiamo valori universali, quanto dobbiamo vivere nella pace. Quindi un attacco all'arte è un attacco all'umanità.